cosa si poteva fare per evitare quello che sta accadendo? Si poteva fare qualcosa in precedenza? E soprattutto come si è arrivati a questo punto? Al di là di questo momento, come dire, caldo in tutti i sensi, si riesca a capire che cosa è successo, insomma, si mette a tesoro questa esperienza, che per quanto riguarda il calcio non è la prima, credo che sia un po' una seconda o una terza addirittura. Se poi ci guardiamo dietro, vediamo anche i piccoli semifallimenti delle epoche passate in cui fu messo una pezza una volta con quegli imprenditori. Il calcio ha una storia un poco più dettagliata in questo senso. Col calcio, col basket anche, però il basket a questi livelli non si era mai giunto, cioè a questo punto non si era mai arrivato. Si comprenda anche come vivere evidentemente lo sport in questa città, come vivere anche il rapporto col calcio e il basket. Si ripartirà da dove? Il calcio ha una possibilità abbastanza, ora ovviamente l'agenda, come si dice in questi casi, è dettata dai commissari che sono stati nominati in questo concordato prefallimentare, per cui dovranno decidere loro con i loro consulenti, con la loro capacità, eccetera. Sul calcio c'è una possibilità più o meno di riprendere anche con un patrimonio che ancora c'è, non ci sono debiti, almeno non tantissimi. Non dovrebbero esserci. Mi pare che ci sia uno stipendio non pagato e forse qualche albergo, che ne so, queste robe qua. Diciamo uno stipendio giugno non pagato, però sono cose che rispetto a quelle che vengono fuori ogni giorno per il basket sono cose abbastanza superficiali. Per cui il calcio, insomma, si vedrà a vedere, c'è una squadra che comunque si è iscritta in Serie C, c'è un piccolo parino da cui ripartire e si potrà riprendere, io spero, capendo gli errori che sono stati compiuti in questa vicenda. Sul basket la situazione, secondo me, è, come dire, ha una svolta abbastanza radicale. La Scandone è morta. Cioè, la Scandone, costituita 71 anni fa, non c'è più. Perché se dovesse esserci un pazzo che volesse recuperare il logo, il marchio, la società, dovrebbe accollarsi una quantità di debiti N. Non si sa bene quanti. Non sono 12, 20, 18, qualcuno dice 0, però N. Per cui di fronte a un debito, come dire, N, io non mi metto in campo perché non so poi che cosa potrei fare eventualmente. C'è un campionato, ci sarebbe un campionato da poter fare, quello di Serie B, dove c'è stata questa iscrizione sulla sirena. Che diciamo la verità, non è servita a nulla, se non, come dire, a riaprire la partita, perché poi... O magari ad allungare l'agonia. Perché la soluzione potrebbe essere quella della wild card che il famoso Lodo Petrucci potrebbe dare a una squadra più o meno vicina ad Avellino, in questo caso potrebbe essere il Basket Club del Presidente Cardillo, tra l'altro che era nel Consiglio di Amministrazione della Scandone Sidigas, che dalla C potrebbe appunto, attraverso questa wild card, fare il campionato di Serie B, che è un campionato che oggettivamente, se voi vi siete fatti un'idea, sì, io più o meno mi sono fatto qualche conto della serva, va dai 200 ai 300 mila euro. Cioè un campionato che mettono in questo campionato, in questa cifra, anche una quota da assegnare al settore giovanile. Con 300 mila euro ti fai un campionato per non retrocedere, per vivere,